L'emofilia è una malattia rara che ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Ci sono vari gradi di emofilia che condizionano appunto l'impatto della malattia sul paziente, soprattutto quando parliamo di pazienti pediatrici. Certo. Come vivono questi piccoli malati e a quali cure sono sottoposti? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Chiara Biasoli. Allora, come vivono i bambini affetti da emofilia? Allora, bambini affetti da emofilia ancora oggi, secondo me, se parliamo di bambini affetti da emofilia senza la comparsa di inibitori, tutto sommato hanno un peso ancora grosso della via di somministrazione, che è endovenosa, per cui doversi sottoporre regolarmente, anche se adesso ci sono farmaci più lunghi in vita, però comunque sia almeno a 2 o 3 somministrazioni endovenose settimanali, è abbastanza complesso, perché non credo tanto per il bambino che soffra dei dolori particolari, ma perché soprattutto se nella famiglia non è stata accettata completamente questa situazione, la famiglia stessa, la madre soprattutto, che è la figura principale su cui si specchia il bimbo, la serenità materna è determinante nel poi trasmettere serenità anche al piccolo, per cui noi vediamo, io almeno vedo, che se un bimbo è in una famiglia dove tutto ciò è stato comunque abbastanza accettato, metabolizzato, c'è un supporto importante anche da parte degli altri componenti della famiglia, della società, o allora anche il bambino è molto sereno, non diventa neanche più troppo pesante questa via di somministrazione, altrimenti diventa un sistema abbastanza complesso. Per il resto poi tutto sommato la vita fisica reale è abbastanza normale, fra virgolette, perché se è una profilassi ben studiata, ben architettata da parte del medico, dell'equipe del centro, supportata da una buona equipe multidisciplinare, fisiatra, tutto sommato hanno una vita socialmente per la loro età adeguata. Ecco, ma quali terapie sono sottoposti? Sono sottoposte delle terapie infusionali endovenose. Tutt'oggi abbiamo questa necessità di fare delle terapie solo per via endovenosa. Capite bene che il bambino ha un assetto venoso piccolo, sottile, hanno le braccia cicciottelle perché sono ancora in età evolutiva, per cui diventa un po' complicato. Io almeno, come nel mio atteggiamento, come di tanti miei colleghi, è contrario a inserire dei cateteri venosi centrali, perché sono complessi, quelli possono determinare delle qualità delle vite, tipo anche il bagno, il mare, complesse. Invece l'accesso periferico, tutto sommato, però è un accesso periferico da fare, insomma, non è poco, eh. Senta, parlando proprio di qualità di vita di questi pazienti, è stata presentata durante il congresso la Carta dei diritti delle persone con emofilia. Quali sono gli obiettivi principali del progetto? Il progetto è un bellissimo progetto, fra l'altro in un ambiente molto favorevole, già molto evoluto, che è quello del mondo dell'emofilia, perché c'è sempre stata una grossissima collaborazione con partecipazione fra tecnici, cioè personale medico, personale sanitario, non solo il medico ma infermiere, nurse, tutto quello che gravita intorno alla parte, diciamo, sanitaria, parte associativa, parte pazienti e anche istituzioni, per cui questa Carta dei diritti dovrebbe essere uno stimolo ancora di più a mantenere o a creare dove non c'è, dove magari è abbozzato, però a mantenere sempre più stretta questa collaborazione, questa condivisione e di condividere sia le problematiche ma anche le responsabilità, perché ci deve essere una responsabilità da ambo, da tutte le figure, dalle istituzioni al mondo medico. Mondo medico, ma anche le loro responsabilità hanno anche i nostri pazienti, che devono essere ben consapevoli di quello che ricevono, delle scelte terapeutiche, della compliance, una scelta terapeutica importante,
perché è abbastanza impegnativa anche una scelta terapeutica, ma che deve essere praticata, e quindi ci deve essere appunto un meccanismo di confronto costante e continuo, con un tavolo di discussione sempre aperto a tutte queste figure. È chiaro che le differenze molte volte le fanno le persone, però se c'è sempre uno stimolo a mantenerlo, con una progettualità, è più facile poi arrivare a sviluppare l'obiettivo, ecco.